volta. Thank you.
cioè chi sono lost and lost, children and play, bambini che giocano, bambini che suonano e cantano, la terza, la seconda chiedo scusa, la terza canzone dei bambini, la quarta è una danza ungherese e la quinta e la sesta sono due altrettanto danze, rondò e l'ultima è l'ultima. Buon ascolto. Thank you.
Thank you.
tre parolacce che si meritano questi disgraziati maledetti di politici. E offro una tappa bellissima al mio musicista, però questa mattina ho avuto, cioè sono andata a ritirare le vostre tappe, ho fatto ogni anno, ma chiuso in ferie. Non sono rimasta così male, perché era pronta per voi, come è stato gli anni passati, ti ricordi? E per la pista personalizzata con la spiga di grano d'argento, c'è chiuso in ferie, cioè non mi ha neanche pensato. Quindi mi dispiace tantissimo, che mai è successo. Qualcuno ancora in ferie, sì, va bene, ma qualche sacra, perché sì, va così di moda. Questa sera, così vado, ce ne sono quattro di sacra. Quindi, noi invece ci saziamo della vostra preziosa musica, che ci ha sicuramente allietato e anche alzato il nostro livello morale, tra l'altro, in questa poesia allo stato puro. Io, Luca Tagani ed Eugenio Garona, li ringrazio e vi inviterò anche il prossimo anno. Noi sopravviveremo alle ingiustizie. Abbiamo passato un bis, sempre sia gradito, voglio dire. Sì, certo, certo, sì. Questo bis è molto particolare perché è un autore fondamentale, personalmente lo considero il più importante dell'Ottocento della chitarra ed è Ferdinando Solo. Però che cosa consiste? Che praticamente questo autore ha scritto pochissimo, se non nulla, per musica da canto, ossia ensemble di strumenti, ha scritto quasi sempre per chitarra sola, a parte questa composizione e delle piccole composizioni di Ezequias per chitarra e voce. Questa composizione è una romanesca, molto brevemente, anche questo etimo è molto particolare, perché secondo alcuni, poi dato anche dal mio esperto statale di musica rinascimentale, alcuni studiosi dicevano alla maniera romana, perché si basa su un basso ostinato, che in realtà non è così. Secondo altri invece è più attendibile che sia il controllo di diverse culture, romanesca, romanze, quindi l'influenza araba, l'influenza orientale e anche l'influenza ebraica della Spagna hanno fatto per l'appunto un progetto di cultura. Non ultima la possibilità che sia Roma addirittura, quindi addirittura balcanica a giudicare il ritmo. Poi speriamo che vi piaccia. Buon ascolto. Thank you.
passare l'alba. Sì. Sì. Ho detto l'alba, poi la cruce all'inizio mi hanno detto ma l'autobus. Ok. Autolinee regionali.